La ricostruzione del patrimonio culturale va bene ed è partita prima rispetto alle altre, lo dice la sovrintendente Alessandra Vittorini. Come sovrintendenza si segue la ricostruzione privata che rappresenta i tre quarti del centro storico e chi visita l'Aquila oggi si rende conto di come vada avanti. Come ricostruzione pubblica in capo al segretariato sono stati completati ben 25 luoghi, ricorda la Vittorini. La ricostruzione del patrimonio culturale, come è noto, è partita prima di tutta l'altra nel centro storico. Noi come sovrintendenza seguiamo da vicino la ricostruzione privata che corrisponde a tre quarti del centro storico, quindi quando si dice ricostruzione privata palazzi, in realtà se uno la va a guardare sulla mappa dell'Aquila è tre quarti del centro storico e chi passeggia per l'Aquila negli ultimi tre anni se n'è potuto accorgere da strade che riprendono i loro prospetti rinnovati, cortili, piazze. La ricostruzione pubblica, che è quella delle chiese, del teatro, del castello, delle mura e di tutti questi altri luoghi pubblici, come patrimonio culturale sta in gran parte in capo all'altro ufficio del Ministero, il segretariato. Il segretariato ha già completato almeno 25 luoghi, ecco, ogni tanto andrebbero ricordati. Il primo è stato il Palazzetto dei Nobili, era il 2012, e San Pietro a Onna è stato restituito nel 2015 e così via, sono tante. Adesso a breve ce ne saranno altri, alcuni dei cantieri che abbiamo visto, le Anime Sante si sta completando. Se uno ripercorre la città con questo sguardo ne trova e sono decine e decine. E quindi cammina bene, cammina tanto e cammina con un percorso accidentato di difficoltà e di meravigliose sorprese. Esistono tuttavia delle criticità che la sovrintendente spiega così. Allora, io le criticità le direi in maniera speculare a proposito del caso di Collemaggio. Collemaggio è stato un vertice di efficienza e di fortuna, ma anche di buon metodo. Collemaggio si è finita in due anni perché si è progettata per due anni. Collemaggio si è finita in due anni, ma in questi due anni si è concentrata l'attenzione a tutti i passaggi e anche alle sorprese che anche lì non sono mancate. Allora, le criticità sono proprio la necessità di poter applicare queste attenzioni, queste professionalità, questo metodo, questo studio e lo voglio dire, questo tempo e anche le risorse, ma le risorse devo dire non mancano, a questa attenzione a un patrimonio culturale che merita una metodologia che non è la stessa della risposta immediata alle esigenze della ricostruzione che altri devono dare e che invece su questo patrimonio devono lasciarci muovere con la cautela che poi chiunque viene in questi cantieri ammira nei suoi risultati.